buonasera a tutti. Sì, Giovanni Di Lorenzo, intanto grazie per l'Europeo e poi come seconda cosa ti dico, Ballardini a un certo punto ha detto a Ghiglione spingiamo sugli esterni perché i loro terzini lasciano spazio. Avete sofferto un po' sugli esterni oggi, ti hanno fatto correre e poi ti chiedo, avete vinto alla fine soffrendo così tanto da grandi? Ma sicuramente quando affronti una squadra che gioca con 5 difensori, con 2 esterni molto larghi, i terzini essendo un pochino più stretti magari abbiamo sofferto un po' la loro ampiezza, ecco. Però è stata una vittoria importante per noi, sudata e da grande squadra, insomma. Giorgia? Ciro? Sì, come diceva... Ciao. Dove ti mai? A Napoli? No, non l'ho mai visto, devo dire la verità. E mi farà piacere incontrarlo quanto prima. Piacere no. Mio. No, devo dire che in questa circostanza lui molto spesso dalla sua parte apolitano, che comunque viene a fare il quinto, si abbassa per dargli una mano. Non è capitato soltanto stasera, ma è capitato anche in altre circostanze. Mentre stasera lui è stato costretto a stringere ulteriormente la posizione perché c'era l'inserimento di Pandev e quindi ha dovuto fare una scelta che purtroppo non ha pagato, o mi sbaglio? Sì, è vero. Come ho detto prima, avendo loro 2 esterni molto larghi, ho fatto la scelta di prendere quello più vicino alla porta e sfortunatamente insomma, la palla è arrivata più lunga sul loro esterno e quindi è stato bravo a concludere. Però, ripeto, è stata una vittoria importante prima della sosta e serviva andare insomma, alla sosta con questi 3 punti, quindi insomma siamo contenti e c'è tanto da lavorare, ma siamo sulla strada giusta. Giovanni, lo sai che Ciro prima era curioso di sapere cosa avevate scritto a Osimhen nello spogliatoio, no, sulla lavagnetta. Te lo dico perché, avendo vissuto lo spogliatoio, posso solo immaginare quello che è venuto fuori su quella lavagnetta. Ma non so, no, se ce lo puoi dire. Ciro, te lo sai che le cose di spogliatoio rimangono nello spogliatoio, quindi insomma abbiamo parlato, ma dovevate, ripeto, solo fare delle crocette sul sì o no sulla giusta espulsione o meno di Osimhen, o dovevate lasciare un vostro commento? No, ripeto, sono cose di spogliatoio. A insomma, Ciro. Mi fermo. Immagino soltanto. È importante aver vinto anche con l'assenza sua. Insomma, sappiamo che è un giocatore importante per noi. Oggi chi ha giocato al suo posto ha fatto una grande partita e insomma l'aspettiamo per la prossima. E era importante vincere. Hai visto come è andato via bene in dribbling? Grazie, in bocca al lupo. Stefano. Sì, buonasera Di Lorenzo. Io le voglio chiedere semplicemente se ha notato qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso in queste prime partite stagionali, poi attendendo lo sviluppo della stagione quando sarete tutti in condizione. Però a giudicare anche un po' da un po' di parole uscite attraverso le varie interviste, la sensazione è che all'interno del gruppo si percepisca un qualcosa di nuovo nella ricerca calcistica, non so, nell'atmosfera? Sì, ogni allenatore ha la sua idea e stiamo seguendo al 100% mister Spalletti e, insomma, stiamo lavorando bene, è un tecnico esperto, si vede durante il lavoro insomma, settimanale, ci sta dando la giusta carica e quindi sta a noi poi riportare sul campo quello che ci chiede. Siamo una squadra forte secondo me e quindi insomma, ogni domenica dobbiamo dimostrarlo sul campo e oggi non era facile perché il Genoa veniva da una sconfitta abbastanza pesante, era la prima davanti ai loro tifosi e quindi c'era da sporcarsi le maniche, come dice il mister, le mani e ci siamo riusciti e siamo contenti. Anche un po' le maniche. Dario. Sì, ciao Giovanni, io una considerazione, da quando sei arrivato a Napoli a oggi attraverso l'Europeo, sbaglio, tra l'Europeo e oggi sei diventato più tattico? Il più tattico intendo che prima su 10 volte 8 volte andavi, adesso su 10 volte 6 vai e 4 rimani, cioè sei più attento alla posizione che devi gestire. Sì, poi dipende anche insomma dall'avversario. Cioè Mancini ti diceva di rimanere allora. Sì, vabbè, in nazionale adottiamo un sistema diverso, insomma faccio il terzo bloccato, quindi non posso avere questa libertà di spinta, ecco, invece
qui al Napoli, facendo il terzino classico, posso anche sganciarmi, insomma, salire, duettare anche con l'esterno d'attacco. Ecco, sono due modi diversi di interpretare il ruolo, e faccio quello, insomma, che chiedono i mister, a differenza, insomma, dalla nazionale. Grazie, grazie, in bocca grazie, al lupo. Grazie, grazie a voi. Buonasera, ciao. In bocca al lupo per tutto.